Guarda. Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua con un nuovo video! Yeah! Io sono Carita Dolce, lei è la mia sorellina. Lenzi. Siamo qua nel nostro secondo canale per farvi video su tutti i nuovi acquisti Lidl. Lidl. Così del dubbio, diciamo tutte e due. Dolce. Comunque abbiamo parlato tantissime cose belle buone. Avete visto già il vlog al supermercato, esatto, a Lidl che abbiamo fatto. Sempre su questo canale. E adesso abbiamo un bel bustone, una mano più pesante, e vi faremo vedere tutto il contenuto di questo bustone. Pescheremo così a caso, dai, oh, chiudo gli occhi, oh, olè. Allora, le noci che sono sempre buonissime, costano pochissimo da Lidl. Olè, funghi champignon, questi sono buonissimi, e da costano padella, pochissimo. Olè, oh, tutte le noci, mica un altro di noci, a doppio, una mia e una tua, giustamente. Poi vai. Questa te l'ho presa io a te, questa è la tisana anice, liquirizia e camomilla per dormire, contribuisce alla normale attività digestiva. Quindi sia digestiva che rilassante, è ottimo, anche a volte dopo cena vuoi sia digerire che dormire, quindi è ottima questa qua. Poi a me piace molto liquirizia, camomilla e anice, è dolcissima. Top, grazie. Poi, yeah, mi ha amato, ho pescato quark, formaggio quark che adoro, vi faccio tante ricettine. Sane, light, leggere, ragazzi, è ottimo perché è un formaggio magro, questo qua è proprio il magro, quindi ha bassissimo contenuto di grassi ed è paragonabile a uno yogurt, però ovviamente è più buono perché è un formaggio e potete mangiarlo sia in ricette salate che dolci. Casomai cercate sul canale perché ho fatto tanti video. Ultimamente ho fatto proprio i pancake, ce li avete farciti con il formaggio qua, che è buonissimo. Vai! Queste sono le mie preferite, sono le gallette di riso al cioccolato fondente, buonissime. Ottime, buonissime, buone. Queste quando hai voglia di qualcosa di dolce, un po' porcelloso, però comunque sano, non esagero. Alla fine la galletta col cioccolato fondente, quindi ci buono, sta, buono. Dai. Approvato. Approvato. Yeah. Oh, oddio. Oddio. Ah, queste sono delle bombe da bagno che ho comprato di Sie, non l'avevo mai visto, è una novità. Sono praticamente sono delle palle che si mettono nella vasca, profumate. Non vedo l'ora di usarle, queste sono a lavanda. Vabbè, puoi fare il video sui cosmetici. Oh, che bello, che bel profumo. Sì, farò un video perché ho comprato anche altre cose di cosmetici. Le metto tutta la parte così farò il video sul mio primo canale. Ho comprato tante cose di cosmetici, ragazzi, vi farò il video sul mio secondo canale. Adesso li vado a provare e poi vi faccio il video. Vado! Ora vai! Faccio a fare la doccia, vai! Ah, c'è un altro di questi di gallette di riso. Okay. Una mia natura. Giustamente. Cioccolato, giusto? Vado! Olè! Ah, questo, wow. Lo Sky, non abbiamo provato lo Sky, che è questo nuovo yogurt di cui già vi parlavamo nell'altro video su Lidl. Non c'era bianco e nessun Lidl. Secondo me praticamente li stanno togliendo, li hanno tolti, non so se li rimattano. Ma li rimettono. Ma non lo so, comunque erano buonissimi. Diteci, voi l'avete trovato. Perché è praticamente uno yogurt che è molto proteico ed è molto buono. Più proteico dello yogurt greco. Dello yogurt greco. E però la cosa positiva è che anche questi a frutta vanno bene, perché a differenza dello yogurt greco, tipo per esempio il Fage, no? Fage, quando lo pronuncio. Wow, che pronuncia! Quello là a frutta ha talmente tanto zucchero, veramente tanto, che alla fine se ti mangi un gelato siamo là. Quindi no. Invece questo qua, rispetto al bianco Skyr, non ha tantissimo zucchero in più. Quindi perché praticamente ha solo gli zuccheri contenuti, sì, della frutta, infatti, non ha zuccheri aggiunti. 4 grammi di carboidrati, quindi non è tanto, che ci mantiene con 55 kcal, quindi comunque è pochissimo. E se vi mangiate quello bianco, è come se vi mangiate questo, è quasi la stessa cosa. Un po' cosa. Di marmellata, insomma, sì, tu la marmellata. È quasi la stessa cosa, quindi però è molto ricco di proteine, veramente tante. Quindi noi abbiamo preso questo qua a pesca e lampone. Wow! Viva! Poi tu hai preso queste le cipolline? No, queste sono buone, ma dai! Ma puzzano, ragazzi, ragazzi, sì, però sono buone perché queste qua le fate tipo caramellate in padella. Si fanno in padella con un po' d'olio, sale e vengono buonissime. Non capisci nulla, poi fanno bene. E puzzano. Poi ho preso le olive, anche sono buone queste qua, denocciolate. Pumarola bio, altra bio passata di infatti pomidoro. Infatti tutta la linea bio di Lidl ve la straconsiglio, è buona, italiano, bio. C'è anche la pasta, il riso. L'olio, il vino, se vi piace il vino. C'è un po' di tutto, sì, il riso, è tutto buono bio e costa poco. Vabbè, altri funghi, è finito ragazze. Yeah! Evviva! Lidl ci dà
tante soddisfazioni perché compriamo cose buone. Compriamo noi con i nostri soldi a basso prezzo. Quindi ridateci però lo Skype. Sì, vogliamo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciateci un like. Vi mandiamo un bacio grande. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!